Allora, non voglio parlare male di nessuno. Sì, però io quando... dirlo me, guardo. Quando ti becco voglio sempre essere sincero perché mi va. Non è il momento, guarda, per me. Però voglio capire le scelte che hai fatto, no? In un disco come questo, sì, ammetto che non ho ben capito delle scelte della tracklist. Sì. Carl Brave, Young Rame, Alberosi, Ross Villan, Noisy. Cioè, non, in un disco come Mr. Fini. Sì. Hai usato il termine colossal, hai detto cioè, traspare sincerità, eccetera, eccetera. La cosa che mi chiedo io è, non era il momento giusto per coinvolgere Jake? Non è che lui non è stato coinvolto, cioè, non penso che ti abbia telefonato. No. Ciao, non sono stato coinvolto. No, dico, vedendo lui, la track. Io penso di poterlo dire senza nessun problema. Io ho provato più volte a coinvolgerlo e, ah, okay, e lui non si è fatto coinvolgere. Non sapevo questo. Non in questo disco, passato, sinceramente, ma sicuramente in Gentleman e anche di recente in altre tracce, per motivi suoi completamente rispettabili che non conosco, non si è fatto coinvolgere. Sì, c'è questa cosa forse che questo momento di reunion, così la gente pensa che magari cioè io sono il cattivo che non vuole... Sì. Non è che non coinvolgo o per motivi particolari o che sono contro, che faccio muro o che semplicemente così. Poi come ti fa stare questa cosa? Non so questa cosa dei featuring, cioè non è che ti voglio convincere. Come ti fa stare questa cosa? Cioè ti dispiace? Ma in realtà ti dico, non è che, cioè, detto onestamente, non so esattamente lui che livello di voglia di coinvolgimento, okay, abbia o non abbia, okay, perché in realtà non è neanche una cosa che comunque abbiamo affrontato con un dialogo, con qualcosa. Quindi ecco, voglio essere chiaro, io sono molto, cioè io una parola sola, non è che dico cazzate, quindi non è che voglio dire ah Dio, lui non si vuole far coinvolgere, cioè attenzione, sì, sì, mi correggo, non lo so. Ok. Sai che a me spaventa questa cosa della riunione di Club Dogo? Sì, tipo te lo sogni di... No, mi spaventa nel senso che c'è stato un momento in cui se ne è parlato parecchio sui social, eccetera, eccetera, anche personaggi che non ne facevano parte, eccetera, questo l'ho eccetera, detto io, cioè sì, sì, non capisco questa cosa. È stata fatta una petizione da chi non ne fa... Sì, assurdo. Cioè, da chi non ha vissuto, cioè non era con noi. Sì. No, mi spaventa perché per me potrebbe toglierci quel bello, no? Un tour insieme sì, ma altra musica insieme no. Almeno io personalmente. Beh, guarda, andrò al parco a pensare.